ti mancava. Non mi viene in mente ancora la parte che abbiamo mancato, cavolo. Però quel tempio là, dovrei rivedere il video se si capiva. Ci sono delle scale, eh? C'è un cane questo. Oh. Fontano questo qui che ti attacca. Vabbè, a parte usare eventualmente il potere di lei. Siamo pieni. Ovviamente è infinito. Rina anche con la musica. Il rumore delle ossa. Che qua ti viene. Guarda che qua c'è l'acqua, mi sa. No? Ti viene il dubbio se esplorare per non rischiare di perdersi poi qualcosa. Mi hanno detto che magari non torniamo più qua. Non so. Cos'è? Come funziona sta cosa? Una su? O torna su solo quando ci allontaniamo? Eh sì. Il problema è che non ci arriva. Non si sposta. Ah. Ah. Questi importantissimi gear part. Che cavolo sono poi? Ma manca qualcosa qua. E anche qualcosa qua. 31 ore. Dove sarebbero queste gear part? Oh. Memory card. Radar. Questa è la carta per giocare al casino. Vabbè. Questo è il King Re dei Granchi. Questo è il costume di della come si chiama? Vabbè, questo è il budget per assistenti, laboratorio. È strano, qua manca qualcosa. Però qua allora non c'è nessun gear. Che sono gli oggetti delle missioni, le armi e Sam. Ok. Poi qua sono solo le missioni aperte. Qua è la mappa. Qua è il backpack, però vediamo un attimo. Ah, qua forse qua. No, ingredienti. Ma cosa sarebbe queste gear part? Non sono nemmeno munizioni, che cos'è? Lo zaino e gli ingredienti. Qua sono le ricette. Qua sono le pixpol. Vabbè, sono collezionabili. E nient'altro.
Cosa diavolo è ste geoparte? Vai a cercare. Niente, qua siamo chiusi. Quindi in realtà non è da lì che si va. Ai, ma siete fatti di ferro, cavolo. Ciao. Ah, ecco, a un certo punto dicevo, fammi, visto che vi ho quasi ammazzato, fammi prendere il sale. Lava candy, sarà uno spezia. Mi stiamo morendo, però. Sono veramente super resistenti questi. Alla padella quantomeno, poi. Qui siamo. Non so da dove era inizio, temo un po'. Quindi c'è tutto un percorso che puoi scendere lì. Aspetta, com'è che si faceva cambiare così? Sembra che c'è appunto un'altra. Ai ai ai, qui c'è ancora questa struttura. Ah, ah niente, questo era solo. Sì. C'era un passaggio lì, però non si capiva. Cosa?
Bisogna far scendere l'acqua. Però non sembra che ci siano delle scale. Possibile che poi a un certo punto abbiamo inserito dei, diciamo così, dei misteri. Dai. No, state fermi. Che ce l'hanno fatta? Se sei abbastanza veloce, menare. Questo è il flusso del tempo di nuovo? Se mi lasciare una... distrutta perché non vorrei che magari interferiva, forse no, però non mi fidavo del tutto. Magari ci passavamo in mezzo. Vediamo, ma ci passiamo, dai. Carina questa, ma effetto. Ma devo aver usato qualche trucco per forza, perché non può essere animazione fatta a mano queste cose, come l'acqua. A me c'è un boh, una digitalizzazione. L'hanno fatto in 3D e poi hanno fatto... Può darsi che l'abbiano fatto in 3D e poi l'hanno pixelato e animato sempre in 3D, ma man mano hanno fatto i pixel, come dire, sopra, no? Cioè hanno fatto, ci hanno lavorato sopra l'immagine in 3D. Però bello il risultato. Il tempo qua non è freddo assolutamente, ma non stava nevicando. Elicottero sopra. Guarda quell'elicottero. Penso di essere al posto giusto. Perché? Perché c'è l'elicottero. Hello. È Mr. Thomas lì. Chi è Mr. Thomas? Chi è? Ma cosa stai in una stanza? Cioè vabbè, sono sempre lì da fuori e sembra carino. Caratterizzato. Capelli bianchi come neve fresca appena caduta. Madre? Il mio nome è Sam e non sono madre di nessuno. Lei non è amico con quel Solomon? Per caso? No, no. Immagino che io sia solo... è stato su questa isola troppo a lungo. Cosa volete voi da me? Quindi? Il professor Ivan ci ha detto di venire a trovarla. Cercarla, in realtà. Lui ha detto che lei dovrebbe sapere qualcosa riguardo a Isabel. Non vi dà fastidio raccontarmi un po' di più? Volete? È solo, insomma, è passato molto tempo da quando ho sentito questa voce. Quindi la voce di Sam, della madre, intende? Questa voce, cosa vuol dire? Siamo appena arrivati adesso da New Dam City. Stiamo cercando, insomma, siamo qui per trovare le nostre amiche Alva e Isabel. Il professor Ivan ci ha detto che lei dovrebbe saperne qualcosa di loro. Hello? È morto in piedi. Oh, scusate. È solo che sentirti parlare mi dà un completo sovraccarico sensoriale adesso.
Nel caso posso dire di sapere qualcosa riguardo i vostri due amici, le vostre due amiche. Ma qualcosa mi dice che io no, che noi possiamo essere in grado di aiutarvi. Aspettate qua un secondo. Non ci invita a entrare, che piove, stronzo. Oh. Tutto ok, andiamo. Vi attendo al molo. Possiamo andare insieme? Prima che io vada, fatemi dare qualcosa. Fatemi, insomma, prendete questa cosa. Non deve essere una molto facile, insomma, ritornare. Bomba da remoto? Non so. Quest'isola ha un po' di segreti. Ma se... Allora, almeno lui ci avvisa. L'altro... Nell'altro caso... Niente, se eravate lì, pensavo di poterle fare. Insomma, infatti dice, sarebbe, insomma, voi potreste dare un'occhiata a questi segreti, si intende. Sono alcune cose che possono diventarvi utili. C'era qualcosa di importante e significativo in quel tempio, magari c'era un potere per lei, che ne so. Non sono andato a guardare, in effetti. Ci è dato, a parte che potremmo cucinare forse, adesso non sappiamo dov'è questo posto. Allora, niente qua, frutta. Allora, carne, vegetale e frutta. Ok, quindi carne, vegetale e ok. È strano, il cane vegetale è frutta. Cane vegetale ed aerei. Quindi manca qualcosa con la carne. Carne vegetale e... Cioè, non c'è un altro ingrediente. Frutta. Nel senso... Non sand group, ma anche sand group è considerato frutto. Quindi ci sono i frutti, i vegetali, cose marino. Questo. Frutti, vegetali. Meno che non... Questi qui che non abbiamo trovato sono tutt'altra cosa. No, cosa c'è di... Frutta secca, frutta, legumi, fagioli forse. Tornando qua, questa frutta vegetale e dai, che poi è invertito, non è? Forse è l'ordine che cambia. Però, per esempio qua, seafood, meat e fruit. Proviamo a fare seafood, meat e carne. No, seafood, carne, però abbiamo finita. Facciamo quindi vegetale. Allora, seafood. Questo è un vegetale. Vabbè, almeno due, però che peccato. Le tre pentole, cavolo. Sa che bomba, con le tre pentole d'oro. Questa è nuova, perché non c'è lo skip. Hot pot.
male. Quindi vediamo un attimo. Allora, ha messo là. Dai. E l'ordine non c'entrava niente. Cioè, non avevo ancora fatto questo. Carne e vegetale. Ok, vabbè. Seafood, vegetale e frutta. Seafood, vegetable. Solo due quel seafood vegetable. Abbiamo fatto dairy, carne e frutta. Forse sì, dairy, carne e frutta. Forse no. Io volevo anche quelli da 4, no? Ma ah, ero qua, questo qua. È la pizza. Quindi? Come fai a trovare tutte queste ricette? Ma che casino. Seafood diary. Forse l'abbiamo già fatto. Proviamo un attimo seafood. Diary. E vegetale. Bello che eravamo così due, no? Questo abbiamo già fatto. I ramen. Niente di speciale. Vabbè, basta, dai. Andiamo. Non si può entrare qua. Sembra che comunque non si possa esplorare. Se l'ha detto chiaro e tondo. Tipo da qua, vabbè, qua c'è ancora tutto il percorso. Facciamo anche guardare i vari livelli per andare lì qua bisogna salire su quella parte grigia chiara, qui ci sono delle scale, ma il tutto, ma sembra che puoi farlo venendo da qua. Come si fa ad andare lì? Questa qua. Meno che non ci sono dei passaggi che non si capiscono, tipo là dove c'era il tram. Tram, treno, quello che è. Qua si scende. Aspetta. Aspetta un attimo, no? Sì. Ma io nel vecchio tempio non mi ricordo sta cosa, magari c'era davvero anche lì qualcosa da caricare. Questa. Basta così? Ah, vabbè.
adesso. A qua. Allora, cambiamo e cambiamo l'arma. No, questa era con le... Ok, con lei. No, oh, non ho fatto in tempo. Questo discorso la Y. Ascensore. Proviamo un attimo. Ma cos'è, ha così tanti poteri? Comunque, intravisto cosa abbiamo perso là. Quel simbolo, quel rombo lì che è sceso qua, a quanto pare c'era una roba così su un'isoletta. Questi templi qua si vede che danno dei poteri a lei, e io purtroppo me ne sono perso almeno uno o due, mi sa. Perché uno è sicuramente, ho intravisto io, era quell'isoletta isolata dove c'era la grande stazione, eccetera. Però poi c'era anche il tempio là, quindi magari probabilmente sono due i poteri che ho perso addirittura. Poi il primo nell'isoletta là era uno scudo energetico, quindi spero che abbiano pensato bene di non farti perdere cose essenziali per la storia. Credo di no. Non sono diverso. Allora, blu, rosso, giallo, blu, rosso, giallo. Fregatura. Uno blu. Per fortuna non devono essere tutti accesi nello stesso momento. Poteva mettere in una bolla temporale, mi sembra. Bella, quanti. Rosso, aspetta. Rosso, giallo, viola, verde. Rosso, giallo, verde, viola. Giallo, viola, verde, ecco. Questo giallo. Verde. Ok. Perché finché si tratta di uno schermo energetico, vabbè.
pare che magari ci avrebbe aiutato. Io sono ancora convinto che la fatica che ho fatto contro il Behemoth là, quella nel tunnel, fosse perché effettivamente lei non era potenziata. Cavolo. In realtà non basta, non c'è bisogno di caricare. Deve essere complicato, invece no. Si è applicato subito, aveva poca vita, diciamo. Perché poteva diventare veramente un casino. Eccolo qua. Ma quello che mi dà fastidio è che non ci ha fatto, cioè non ci ha dato la possibilità. Deve essere detto, termina le cose, no? Prima di partire. No, questo tutte le abilità sono cresciute, sono diventate più forti, cioè. Cosa significa esattamente? Non si vede niente, quindi. No, qua va bene. Livello 3. No, in realtà sono 4, quindi io in teoria ho perso il... Può darsi che l'ho persa. Può darsi che ne ho perse 2. Uno era lo scudo energetico. E vabbè. È uno scudo difensivo, evidentemente. Non ho guardato, ma sarà uno scudo difensivo. E forse anche un altro. Non so che faccio. Cavolo, se lo utilizzate in un baleno. Ok, qui abbiamo risolto almeno questo. Baleno, non ho idea di come si faccia a salire. Non vedo i collegamenti. Lì c'è tutta la parte grigia. È enorme, tra l'altro. Cioè, nel senso, c'è ancora parecchio da vedere se si vuole. Se si vuole. Vediamo se troviamo l'unica cosa che mi viene in mente è che magari... Ma questo passaggio qua, per esempio... sopra. Passaggio qua.
passaggio lì. Qua è isolato, cioè a me poi non piace dover andare a guardare. Questi sì. C'è nessun passaggio. Devo andare in angolino e vedere se magari puntano quelle. Vediamo se venendo fino a qua non spunta nessuna lanterna.